assisteremo a quelli che sono i frutti della partecipazione di queste classi del territorio a questo progetto sulla cooperazione. Vedrete poi nella vita quotidiana che le cose che vi vengono raccontate poi vengono trasformate in prassi di lavoro e soprattutto di democrazia. Nella vostra vita ci sarà il momento in cui queste esperienze, queste conoscenze, questi rapporti sicuramente saranno una grande ricchezza e una grande utilità. A questo punto ci siamo, iniziamo a vedere questi lavori. Si prepari la terza B della professoressa Dolores Lupo. Utilizzando foto, interviste e documenti abbiamo delineato la storia di una realtà sociale quale quella della Valle del Samoggia. I nostri punti di forza sono stati gli insegnanti, gli esperti della Lega Coop, ma soprattutto l'unità della nostra classe. Bene, terza C per un commento al volo, su al palco. Siamo riusciti a ricostruire la storia del caseificio e introdurla nel nostro video. La terza D di Monte San Pietro, che ha fatto invece una ricerca. Abbiamo capito quanto sia costruttivo unire le forze di tutti per giungere allo scopo che ci eravamo prefissi. Terza di Crespellano sulla cooperazione di consumo. Spero che vi sia... Che vi piaccia il video perché è stato molto faticoso produrlo. Quando abbiamo iniziato questa ricerca storica sulla cooperazione di consumo nel territorio di Crespellano, pensavamo che l'argomento non avesse alcun legame con la nostra vita. Terza B di Crespellano, che ha fatto una ricerca invece sulla cooperazione edile a Crespellano. Abbiamo scoperto com'è nata la cooperazione e come si è sviluppata fino ad oggi. Secondo me da questi lavori viene fuori molto chiaramente il senso che attribuiamo alla storia. Vi ringrazio perché ho anch'io appreso molte cose che non sapevo del mio territorio. Non avevo capito, non avevo percepito fino in fondo l'importanza, lo spessore, la bellezza del lavoro che avete fatto e quindi sono stato estremamente stupito e devo dire che la qualità delle cose che sono state prodotte è stata veramente alta. Tutte le ricerche potevano essere finanziate con un contributo di 500 euro alla consegna dell'elaborato purché rispettassero i 6 criteri fondamentali che erano alla base di questo concorso, che erano l'originalità dell'argomento, la documentazione portata a supporto, la chiarezza espositiva, i legami con il territorio bolognese, la metodologia utilizzata e il grado di partecipazione della classe. Il primo dato importante che ci tengo a sottolineare è che tutti i 5 lavori hanno ampiamente sorpassato questi criteri, per cui abbiamo deciso che effettivamente tutte potevano essere premiate con un contributo di 500 euro. All the lampposts turned upside down. So-
sides they cut in half by a truck driver tossing a coin. Let go, watch it fly, turn the fate, depend on gravity. Abbiamo detto tre menzioni speciali e quindi le leggo una a una e facciamo le premiazioni. Per aver ricostruito sul piano storico in modo fedele, accurato e articolato le complesse vicende della cooperazione di consumo in Italia dalle origini ai giorni nostri, per aver costruito un racconto corale e creativo che è uno spaccato dell'evoluzione economica e sociale della nostra società nel corso del Novecento, per tutte queste ragioni di qualità nella ricostruzione storica ed espositiva, la giuria di Copyright Junior prima edizione ha deciso di attribuire un'ulteriore menzione di 500 euro alla terza A di Crespellano. Per aver affrontato con metodo e rigore un lavoro di ricerca complesso, per la chiarezza espositiva dei risultati e la ricchezza della documentazione analizzata, per la coralità dell'opera e la forte partecipazione della classe, per tutte queste ragioni la giuria di Copyright Junior ha deciso di attribuire un'ulteriore menzione speciale di 500 euro alla terza B del Castello di Serravalle. Terza menzione, per la capacità di aver saputo esprimere su più piani una situazione storicamente complessa, per aver raccolto la sfida di confrontarsi con una storia difficile, fatta anche di un finale non a lieto fine, ma che è stata esposta in modo chiaro secondo il punto di vista dei ragazzi di questa età. Per un richiamo forte ai valori e alla dimensione etica del lavoro e del radicamento territoriali che sono tipici della cooperazione. Per tutti questi motivi la giuria di Copyright Junior ha deciso di attribuire un'ulteriore menzione speciale alla terza C di Castello di Serravalle. Everybody.